Olla ella 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 olla ella 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 olla 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 ella oia oia oh oh. This is the Rex 91 show. Hey Warriors, what's up? My name is Asan Yuan e siamo nuovamente qui per il nuovo ed entusiasmatissimo video gameplay di God of War. E mi sono sbagliato perché sto tuttora continuando ad utilizzare il controller della PlayStation 3. Come vedete io bazzo e faccio così e quello fa robe. Non mi chiedete il motivo, cioè se io muovo così, preme cerchio. Non ho idea del motivo, quindi devo un attimo cambiare controller. Wait a second. Ok, ok, bene. Ora siamo qui, abbiamo il nostro bel controller funzionante. Quindi se ora faccio così non preme assolutamente niente. Fantastico. Quindi comunque, per chiunque se lo chiedesse, sto giocando sulla PlayStation 3 alla HD Edition. Se posso usare il controller dell'Xbox 360 sulla PlayStation 3 è perché ho questo, non so se ci arrivo a farvelo vedere, c'è questo piccolo affarino che è una sorta di adattatore per il controller della Xbox 360 per la PlayStation 3. Detto questo, eravamo arrivati qui su God of War. E come sempre, se vi siete persi i vecchi video, qui sotto in descrizione trovate tutti i link per poterveli andare a vedere. Quindi, mando alle ciance e ciancio del bando, andiamo subito a vedere qui sopra, sui tetti, che dovevamo massacrare. Quelli della prima zona li abbiamo tutti uccisi, giusto? Sì. E c'è qualcun altro? No, ma c'è una scala che ci porterà da qualche... Lo so, mi sono perso dei forzieri indietro, me lo avete detto in parecchi, che mi ero perso dei forzieri contenenti alcuni oggetti di vitale, forse, importanza. E lo so, me ne rammarico veramente tanto. Cercherò di non perderne più durante, diciamo, i prossimi gameplay. Non ve lo posso proprio promettere, perché c'ho una capoccia che è quello che è, regalo. Ormai lo sapete, me conoscete, quindi è inutile che ve lo sto a dire. Ma in ogni caso proveremo tranquillamente a fare le cose come Cristo comanda e a tentare di non, tipo, sbarellare più come sempre. Detto questo, per cui ci dormino tavolo! A proposito, ma io questa modalità non l'ho mai Oh! Vieni qui, Martuccia! Ira dei titani! È qui! Oh no! Oh, mi sto spaccandito! Che cazzo! Perché prima non ha funzionato? Non ne ho la più pallida idea, raga. Cazzo! Vieni qui! Ah, forse non avrei dovuto ammazzarlo così, perché sì, mi avete spiegato in tanti che alcuni mostri è meglio ammazzarli con le prese, altri invece è meglio ammazzarli così a seconda di quello che vogliamo prendere, se vogliamo prendere la vita, le sfere rosse o le sfere blu. Quindi vediamo un po'. Nel frattempo spacchiamo un po' di roba. E se scendo c'è qualcosa? Sì! La mia morte! Porca di quella zozza! Oh, ti prego, riparti dal checkpoint, che vuol dire che devo riammazzare un'altra volta tutti? Dimmi di no! Sì, ho due occhi della gorgone. Cazzo! Sfere rosse per papà! Sfere rosse per papà! Vai, bello! Yes! Ok. Sferette rosse per Rexen. Allora, andiamo qui. Vediamo cosa c'è da questa parte. Qualche forzierino nascosto. Manco per il cazzo. Ok, bene. Liscio sempre queste cose. Mana o c'è anche... Solo mana? Solo mana non mi serve a niente. Arrivederci. Ci vediamo la prossima volta. Quindi, prima di andare a vedere che cosa c'è lì, andiamo a vedere che cosa c'è da questa... Ok. Tu! Devo andarmene! Lascia la leva, abbassa il ponte! No, non lascerò che mi prendano! Non passeranno! Quei mostri mi faranno a pezzi! Ti fa... Ti faccio a pezzi io ora. Oh, aspetta che trovo il modo per farmi passare. Vedi te. Oh.
ma porca puttana! Dio! Allora, oh! Wow, io ero venuto a salvare, ma quanto sembra lo devo fare tra un po'. Vaffanculo! Ok, ok, dai. Oh no, non ce l'abbiamo quasi fatta per niente. Ok, vai. Merda! Cazzo, sto morendo malissimo! Ok, wait a second, vado a riprendermi la vita e torno. E voilà! Ok. Quindi andiamo a salvare e vediamo in che modo possiamo passare quel cazzo di ponte, dato che quel codardo di merda sta lì. No, mi uccideranno! Ti uccido io, non posso! Maledetto! Allora, c'è tipo un modo per... Ah, ma vaffanculo! Allora si può passare di qui! Ma allora siete bastardi! Ma va a cagare! Che c'è qui dietro? Ok. Questo? Niente? Ah, ok, va bene. E va a cagare! Ah, ok, qui è, immagino, per girare la... la cosa, non l'ariete. Come cazzo si chiama? Sì, insomma, avete capito. Quella cosa. Dobbiamo alzare un qualche... Ammori ammazzato! Tutti voi! Portacci vostri! Volete morire, porcazzozza? Sembro già trotto la porca... Oh, basta! Quanti cazzo sono? L'abbiamo finita così? Oh, ok. Grazie, vi sono immensamente grato per questa cosa. Oh! Cazzarola! Cazzo! Ma, cioè, ho capito, ok, che Ares è Ares, ok? E quindi ha tipo dalla sua un fottio di robe. Cacci tua palla finita! Oh! Però dico, cazzo, c'è un limite alle cose che uno può fare. Una porta rinforzata... Ok, va bene, devo portare il coso fino a qui e poi sfondare la porta con quella sottospecie di catapulta ariete, quello che è, insomma. Lancia giavellotti. Questo, insomma. E voilà! Mi sa che ci vorrà un po', eh. Ok, per dopo domani potremmo avercela fatta, ragazzi. Tranquilli che tra un po' ce l'abbiamo qua, ma proprio quasi fatta, eh. Tranquillo, manca molto. Quindi, da qui vai qui. Ok. Quindi si è abbassata la scala che ci porta. Oh, questo forzierino che contiene. Va bene così. È una leva rotta. Ah, al tempo apriva la porta della stanza. Ora è inutile. E lo so perché dobbiamo metterci. Ah no, aspetta, devo girarlo ancora. Dammit! No! Allora, fatemi capire. Poi lo devo spostare. Devo riattaccare la leva, ok, che gira dall'altra parte. Cazzo, che casino. Poi la devo rimettere sopra e la dovrebbe girare a questo punto nel pezzo. Giusto. E qui è matematica, è fisica, ingegneria e matematica tutto insieme. Vedi che calcoli che riesco a fare quando me ci metto con ciò. C'ho un cervello enorme, ragazzi. Non potete neanche capire che cervello c'ho. Guarda qui che vi riesco a inventare. Guarda, tira e... Yeah! Ok. E anche questa è fatta. Cazzarola. Dopodiché speriamo che non ci sia qualcosa di terribile, perché sennò siamo veramente nella merda più totale. In realtà no, ma in realtà abbiamo un nuovo potere eroe. L'ho visto. Oh, la figura dei soldati straziati dalle saette di Zeus. Grazie Zeus. È un'immagine di Zeus. Grazie Zeus. È un'immagine di una musa, una delle nove figlie di Zeus. Oh, Zeus. Oh, stiamo per prendere le sette di Zeus, vero? Oh, le sette di Zeus. Grande Zeus, Kratos, la tua potenza aumenta con il progredire del tuo viaggio, ma se vuoi riuscire nel tuo intento, avrai bisogno del mio aiuto. Ti offro il potere del più grande di tutti gli dei, il padre dell'Olimpo. Ti offro il potere di Zeus.
Prendi quest'arma, Kratos. Assorbine il potere e usalo per sconfiggere i nemici. Ok! La furia di Zeus! Ok. Hai agito bene, Kratos. Gli dei saranno con te. Ora va nel nome dell'Olimpo. Ah, va bene. Tutto qui? Neanche una prova tecnica? Olla e la e la e ya, olla e la e la e ya, olla 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 e ya, oia oia oho. Ok. Allora, fatto questo... Ah, capisco. Uno, due, Ambedi! E voilà! Ciao anche a te, caro. Yes! Devo andare a salvare, però. Devo andare a salvare. Allora, che cosa c'è qui dentro, eh? Cosa abbiamo... Oh! E voilà! Oh, sì! Sì! Dammi tutto! Oh! Mana! E abbiamo trovato il nostro piccolo cosino di mana, guarda che figata! Occhio della gorgone. Yes! Ce ne mancano due, però. Ah! Cazzarola, dove sono? Dove si trovano tutti i miei occhi da gorgone? Ok, va bene. La stanza era carina, ma era solo per quello. Va bene, va bene, va bene. Si può fare, si può fare. Quindi, mo che siamo qui, Ceccio Tizio, adesso papà Kratos ci fa un attimo vedere cosa vuol dire. Per favore, apri la porta! Oh! E che cazzo? Ma ovviamente, come sempre abbiamo ucciso il cagacazzi e quindi termino qui questo video gameplay. Spero che questo video gameplay vi sia piaciuto, perché nel qual caso mettete un bel mi piace qui sotto al video, condividetelo con i vostri amici e costringeteli a iscriversi al canale, perché dobbiamo dominare il mondo come Kratos domina il cuore degli dei, strappandogli dal cuore, tipo distruggendoli completamente. E più, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa fareste con i poteri degli dei. E noi ci vediamo al prossimo video. Sapete che il vostro Rex non tutto. Ciao a tutti, bro. Oh yeah! Oh, e questa è addirittura una gif animata. Se volete un po' di azione nelle vostre piccole seghette coi poni.